Ciao ragazzi, per realizzare il vostro Chroma Key è necessario scaricare questo programma che si chiama TinyGreen. Basta cliccarci su, ok? Dovete semplicemente scegliere cosa mettere in primo piano, un video chiaramente, e in secondo piano, uno scenario. Ed è chiaro che per lo scenario, che si tradurrà in immagine, dovete già programmare prima cosa metterci. Ad esempio, nel video che vi ho mandato, parlo del 1400 e quindi mi registro, scelgo il video del 1400, vado sugli ultimi video, chiaramente voi avrete i vostri canali, ecco, tra i video, vediamo un po' tra i diversi video. Bene, scelgo questo, mentre nell'immagine, l'immagine chiaramente che sceglierò sarà quella dei personaggi del 1400. Ci metto un po' per caricare. Allora, benissimo, ci sarà un po' di pubblicità nell'intermezzo, chiudete il tutto. Adesso avrete il vostro video, guardate, sullo sfondo che avete deciso. Adesso andiamo ad impostare il livello Chroma Key è 4. Ok, tolleranza 50, precisione 50. Vado a cliccare sullo sfondo verde. Vedete, in automatico lo sfondo verde mi si annulla. Vado ad aumentare il livello di tolleranza e siccome diciamo il mio livello sarà puntato sul personaggio, posso decidere di spostare il personaggio dove voglio e anche ridurlo addirittura per renderlo partecipe della scena. Bene, se invece sono sul front, il front è il primo livello e quindi il primo livello corrisponde al video. Vado su back, back invece corrisponde allo sfondo. E siccome ho creato una striscia, diciamo una pellicola, quando vado ad agire sullo sfondo, in base all'argomento che affronto, posso far scorrere l'immagine. Ad esempio, adesso sto parlando dello stiacciato di Donatello ed è per questo che posiziono lo sfondo sullo stiacciato. Poi via via parlo del David, parlo del San Giorgio, d'accordo? E poi parlo di Masaccio, che è questo personaggio qui. Allora, io vi consiglio di fare una cosa, dopo aver posizionato la vostra immagine, d'accordo? E dopo aver regolato lo sfondo, scaricatevi un cattura schermo, non perché qui non ci sia per carità, ma il cattura schermo vi aiuta ad ingrandire e a spostare le immagini a vostro piacimento. Il mio cattura schermo si chiama Video Recorder. Basta semplicemente cliccare qui sopra. Ecco, sta già filmando, in effetti. Dopodiché posso fermare la registrazione e ricominciare di nuovo. Allora, adesso voglio chiudere tutto. Chiaramente il mio filmato sarà registrato non per mezzo del programma, ma per mezzo di questo programmino qui che vi ho presentato prima e che si chiama Video Recorder. Adesso vi faccio vedere. Ecco, X Recorder. È questo qui, X Recorder. E questo è il mio programma, il programma per la registrazione dello schermo. E quando vado a registrare, guardate ragazzi, mi apparirà soltanto questa piccola schermata, queste piccole opzioni. Chiaramente la pubblicità c'è sempre perché sono programmi, grazie al cielo, gratuiti. Allora, vado a chiudere tutto quanto, la mia registrazione, guardate, è in corso, sono appena passati 4 minuti. Ebbene, è tutto qui il trucco. Il programma è TinyGreen. Perché è necessario avere a disposizione uno sfondo verde? Per una ragione, ragazzi. Lo sfondo verde viene eliminato in automatico, perché quel colore non compare assolutamente sul vostro viso. E quindi quando si va ad eliminare un colore dello sfondo, lo si elimina totalmente perché è un colore estraneo. Poi avremo modo, insomma, di spiegarlo bene. Adesso vediamo come ho organizzato, la mia stanza. Quindi vi farò vedere giustamente come ho posizionato il mio chroma key. Ok,
comprato una tovaglia verde, come vi dicevano, e l'ho stesa in maniera tale da farla somigliare più ad una scenografia. Su questa scenografia mi ci sono messa, insomma, ed è qui che ho recitato la mia parte. È chiaro che poi avrò bisogno di un cavalletto. Guardate, l'ho posizionato su questo specie di piccolo scaffale. Quello è il tipico cavalletto da tablet o anche da cellulare. Quindi tutto qui, ragazzi. E questi qui ho realizzato, diciamo, il mio esperimento. Buona giornata, provateci e fatemi sapere. Per i nostri esperimenti possiamo semplicemente anche affidarci semplicemente ad una registrazione fatta su questo sfondo verde. Poi potrei organizzare io, in base al vostro discorso, le immagini.